Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Do un bel tornato all'ospite di questa sera, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera sindaco. Buonasera, salve. Ci eravamo salutati l'ultima volta in un caldo pomeriggio estivo per l'ultima puntata della prima serie di Acropolis, ricordo in una location particolare che era l'abitazione di sua madre. Oggi ci troviamo qui negli studi, una location un po' più ufficiale questa. Beh, insomma, voi siete stati così cortesi da venire da me, ricordo che c'erano un po' di impegni in quei giorni. Gli impegni sono senz'altro tanti, ma mi sembrava doveroso ricambiare la cortesia, anche perché credo che è trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter magari tracciare anche un primo bilancio di questa esperienza. Noi speriamo di farle fare, magari non dico la prossima volta, ma al più presto meno strada di quella che deve fare per venirci a trovare. Speriamo di poter essere una televisione del suo comune, questo è l'augurio che facciamo. Noi naturalmente saremo senz'altro accoglienti, è un auspicio che condivido. Quantomeno per il 2015. Nella precedente intervista lei era all'inizio dell'avventura e forse immaginava, ma ancora non capiva quanto era dura questa avventura. Io credo sempre che... Anche se lei veniva da un'esperienza di opposizione, quindi... Meno male, conosceva la macchina amministrativa. Sì, però è evidente che ci sono significative novità, perché l'opposizione è un conto, il governo è un altro. Le responsabilità sono enormemente maggiori, gli impegni idem, però fa tutto parte del gioco e va bene così. Ma siete messi così male dal punto di vista economico? Ieri sera abbiamo avuto ospiti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che ovviamente hanno... prospettato un quadro fosco dal punto di vista dei conti. Siete in predissesto, questo penso sia acclarato. Vogliamo spiegare cosa significa per un comune essere in una situazione di predissesto? Per un comune essere in una situazione di predissesto è una situazione estremamente sgradevole. Il predissesto, o come recita la legge con fredda terminologia giuridica, significa che noi dovremmo attuare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tradotto per i non addetti ai lavori, esattamente come un'azienda privata che è in difficoltà e per sfuggire al fallimento fa, non lo so, un concordato preventivo, allo stesso modo la pubblica amministrazione deve predisporre un piano di rientro per abbattere in un lasso di tempo che varia da 3 a 10 anni il proprio debito. E noi siamo, ahimè, a questo punto. Non è certo lo scenario più roseo che immaginavo, uno scenario di cui ero tuttavia ben consapevole, poiché gli allarmi sullo stato finanziario dell'ente erano da tempo lanciati. Io ricordo nel periodo dell'opposizione a marzo del presente anno di aver rivolto un'interrogazione all'allora sindaco sullo stato finanziario all'esito di una certa relazione molto allarmata del Collegio dei Revisori. Questa interrogazione non ha avuto risposta. Ricordo che il mio primo pomeriggio da sindaco, il lunedì immediatamente successivo alle elezioni, l'ho trascorso nello studio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per iniziare ad affrontare direttamente questa situazione, ed è un percorso su cui ci siamo dovuti attenere da allora ad oggi e su cui credo proprio dovremmo rimanere anche per molto tempo in seguito. Ecco, adesso lei ha preso coscienza di questi conti dopo quel primo pomeriggio, siete, non dico in amministrazione controllata, però un concordato preventivo. Ha usato questa similitudine lei, riferendosi ad un'azienda privata. Tagli ne dovrete fare. Allora, io credo che sia opportuno fare un esercizio di chiarezza e evidenziare da dove siamo partiti, perché quando un'amministrazione succede ad un'altra c'è un momento formale che si chiama il passaggio di consegne nella tesoreria, in quanto ciascun ente ha una banca che eroga denaro. La banca in questione è la Caripe, ci siamo andati il 16 giugno e i dati più o meno erano questi. Era uno scoperto di tesoreria di 26,5 milioni, io ricordo che quando nel 2009 se ne andò il centro-sinistra c'era un attivo di 19, questi sono numeri. Quindi da un più 19 si è passati a un meno 26, sì. Cioè in 5 anni
secondo i vostri conti, secondo i conti che lei qui ha. Ci sono, non sono conti del sottoscritto, no, sono documenti ufficiali dell'istituto. L'amministrazione Mascia è riuscita a fare un buco di 45 milioni di euro. Beh, se proprio dobbiamo dirla tutta, le problematiche non si fermano a questo, perché sul tavolo del direttore di ragioneria ci sono, giacevano allora pagamenti per 32,5 milioni, il bilancio 2014 che noi abbiamo approvato, ma che evidentemente è un bilancio ereditato, presentava un avanzo di gestione risalente all'anno precedente di 4,5 milioni. Vi è stato l'utilizzo di somme vincolate per spese correnti e siamo attorno ai 13 milioni di euro, per non dire del fatto che non ci si era preoccupati. Le tasse non piacciono a nessuno, però affinché una pubblica amministrazione vada avanti è indispensabile procedere in questo senso. Ci sono stati mancati incassi Tares pari a 8 milioni, cioè questo è il quadro complessivo entro cui ci muoviamo e certamente non è un quadro agevole. Oltretutto è opportuno, mi rendo conto che l'argomento non è probabilmente molto televisivo, ma è un esercizio di chiarezza indispensabile. Ma interesserà sicuramente almeno ai pescaresi. C'è un problema molto diffuso negli enti pubblici, negli enti locali, il problema dei cosiddetti residui. Cosa significa residui? Significa che in passato, per molti anni, nel momento in cui tu, comune, dovevi chiudere un bilancio e ti mancavano dei soldini, si indicavano delle poste un po' gonfiate per far tornare i conti, cioè si indicava che per esempio dalle multe sarebbero rivenuti incassi per X milioni, mentre in realtà gli incassi sono X milioni diviso 3, diviso 4. Le famose plusvalenze che venivano utilizzate una volta nelle società calcistiche. Il concetto non è molto diverso. Il problema è che il legislatore, consapevole che questo è un andazzo diffuso nei comuni italiani, pone adesso delle nuove norme in ordine alla contabilità pubblica, imponendo ai comuni procedure di riaccertamento straordinario dei residui, ovvero vivisezionare i bilanci e verificare quali sono i crediti effettivi e quali sono i debiti effettivi. Anche da questo punto di vista noi ci siamo mossi, ovviamente sono operazioni complesse, abbiamo istituito sin da luglio una task force, abbiamo svolto un riaccertamento certificato in una delibera di giunta della settimana scorsa e questo in qualche modo costituisce la base impegnativa ma indispensabile per il cammino che dobbiamo intraprendere, ovvero far ricorso alle procedure di cui all'articolo 243 bis del testo unico sugli enti locali, volgarmente si chiama predissesto, in gergo tecnico procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, con la necessità cioè che il Consiglio Comunale deliberi un'istanza di accesso a questa procedura, cui dovrà far seguito entro 90 giorni la predisposizione di un piano di rientro. Piano di rientro che dovrà essere, come si suol dire, bollinato, cioè visto e approvato, tanto dalla Corte dei Conti quanto dal Ministero dell'Interno. Corte dei Conti e Ministero dell'Interno che vigileranno, perché ripeto lo prevede la legge, sul rispetto del detto piano di rientro lungo tutta la sua durata. Piano di rientro, come accennavo, una durata minima di 3 anni, massima di 10. A margine di tutto questo c'è da chiedersi, e lo spieghiamo ai telespettatori, quali sono le conseguenze di questo piano di rientro? Naturalmente una pubblica amministrazione più magra, più snella, che taglia, tenendo presente... Quanto durerà intanto? Io in questo momento sono in grado di dire quali sono le previsioni di legge, da 3 a 10 anni. Noi adesso dovremmo metterci al lavoro, e questo ci impegnerà a lungo nei primi mesi dell'anno, per predisporre detto piano. Io credo che ovviamente il concetto è che più grande il debito, più tempo è necessario per spalmarlo. Quindi immagino che questo piano vada oltre la presente consiliatura e riguarderà anche la successiva. Quindi adesso, almeno per 5 anni, da quello che ho capito, almeno. Io direi fra 5 e 10, quindi ecco, fra 5 e 10. 7-8, io penso lei, che questa sia. Lei ha detto come si fa in un'azienda privata, in una situazione come questa, si andrebbe ad agire su quelli che sono definiti costi fissi, vale a dire soprattutto sul costo del personale, quelli che sono le spese certe che un'azienda ha, non sui costi variabili. Ecco, in un comune dove licenziare non è possibile, come si fa? E allora qui dobbiamo fare un altro esercizio di approfondimento e riferire come il bilancio comunale consta di varie voci, la maggior parte delle quali è difficilmente comprimibile, perché c'è, per esempio, i comuni contraggono una certa quota di mutui,
Pescara è attorno ai 30 milioni. Questi mutui sono in essere, quindi non puoi far finta di niente. La legge impone sostanzialmente il blocco di contrazione di nuovi mutui, salvo che per spese volte ad investimenti. Il bilancio del comune naturalmente per una parte significativa riguarda il costo del personale. Il costo del personale non è un capriccio del singolo comune, è disciplinato dalle norme nazionali. E quindi l'effetto è che il comune dovrà sostanzialmente procedere con un blocco delle assunzioni, con l'effetto che vanno in pensione delle persone non potranno essere sostituite. Ora, diamo un numero per capire, diciamo, da 10 anni fa al comune di Pescara lavoravano circa 1100 persone, adesso sono poco meno di 800, quindi diciamo in questo decennio c'è stata un'asciugatura significativa. Almeno di 300 unità. Da 300 unità. Per avere idea, ogni anno ci sono circa una settantina di pensionamenti e quindi diciamo, bisogna far conto su questo dato, su questa forza lavoro che annualmente verrà meno. Ora è chiaro che i comuni... Ecco, domanda, per quanti anni intendete non assumere? Cioè per la durata di questo piano di rientro? Cioè da 5 a 10 anni? Perché se così fosse, facendo i conti della serva, 70 persone in pensione ogni anno sarebbero 350 in 5 anni. Se già siete a meno di 800 unità, meno 350, io non penso che 450 dipendenti possano portare avanti il comune di Pescara. Beh, però diciamo che non è che siamo molto distanti dal quadro e ribadisco, questa non è una scelta del sottoscritto, ma è una previsione di legge cui bisogna attenersi. E ovviamente è una scelta, è un percorso impervio, ma necessario e indispensabile. Aggiungo qualche altro aspetto che penso sia utile per capire. Una voce comprimibile della spesa comunale è per esempio rappresentata dai costi dei cosiddetti servizi a domanda individuale, che sono un universo piuttosto ampio che va, per dirci, dal sistema museale all'impiantistica sportiva, alla refezione scolastica, eccetera. Questa voce al momento involge 11,5 milioni di euro all'anno e la remunerazione di questi servizi, il fatto che essi si paghino da sé, riguarda circa 4 milioni di euro. E quindi ci sono questi 8 milioni circa di spesa su cui bisogna incidere. Ora, io naturalmente non penso di lucrare sulla cultura piuttosto che sulla refezione scolastica, però non posso non considerare che la legge, ancora una volta la legge, mi impone di raggiungere degli standard minimi pari al 36%. Quindi questi servizi si dovranno remunerare nella misura almeno del 36%. Io do un dato che diciamo, è il più emblematico di tutti, ma che è opportuno far conoscere. Quanto costa per esempio il sistema museale pescarese? Costa circa 1.200.000 euro all'anno. Quanto si remunera da sé? Cioè quanto, diciamo, si paga, quanti biglietti vengono staccati, quanto è l'incasso? Ecco. 50.000 euro, è circa il 4%. È un dato non più sostenibile e infatti noi stiamo mettendo mano ad un sistema di rivisitazione di questo ambito. Faccio un altro esempio, forse più facilmente percepibile dall'opinione pubblica. Il costo dell'impiantistica sportiva annuale a Pescara è 3.600.000 circa. La remunerazione è 600.000 euro. Lo stadio incide per circa un terzo. Da ciò nasce il progetto cui noi stiamo lavorando di esternalizzazione dello stadio medesimo. E questa è la linea su cui noi ci intendiamo muovere. Una linea che altrove è stata perseguita, penso il caso di Udine, con successo. L'effetto però qual è? Che gli stadi di calcio del 2014 sono stati dedicati esclusivamente al calcio e noi però poniamo come condizione preliminare e imprescindibile quello di garantire comunque la funzione sociale che uno stadio svolge, ovvero non solo un luogo dove due volte a settimana si giocano le partite di calcio, ma un luogo in cui tutti i giorni centinaia di ragazzi, centinaia di persone vanno a fare sport, vanno a fare atletica. Quindi la condizione indispensabile è che va bene l'idea di rifare lo stadio senza pista d'atletica, ma se ne dovrà costruire un'altra, un altro stadio per l'atletica, una pista, spogliatoi, tribune, perché questa funzione è così importante, che non è solo mettersi i calzoncini corti, ma una funzione aggregante di anche salute sociale complessiva, dovrà essere garantita e rappresenta, ripeto, una condizione indispensabile per poter procedere in questa direzione. Gli uffici del Comune di Pescara
sono in locali tutti di proprietà del comune o ne avete una parte in affitto? No, no, no. Gli uffici del comune di Pescara sono allocati entro i 1470 edifici pubblici che sono di proprietà del comune, appunto dal palazzo di città alle scuole piuttosto che, diciamo, appartamenti. Quindi non potete tagliare nemmeno sugli affitti passivi? No, diciamo, noi non abbiamo questo problema. Esiste naturalmente un altro tema, che è quello del cosiddetto piano delle alienazioni immobiliari, ossia una lista di immobili da porre in vendita che però, diciamo, in questo momento di fortissima contrazione del mercato immobiliare non pare una via realistica per, diciamo, ottenere grandi incassi, e certamente non c'è la volontà di svendere il patrimonio di cui dispone il comune. Restiamo ai tagli, poi passiamo invece alle entrate, perché ovviamente qualche giorno fa c'è stata la scadenza di Tari e Tasi e i pescaresi si sono lamentati anche parecchio. Per quello che riguarda i tagli, la preoccupazione che balza subito all'occhio in queste circostanze riguarda il taglio ai servizi sociali che un comune deve operare. Ecco, in questo senso, tagli al sociale, voi ne avete pensato, o in che termini, in che modo e dove andrete a colpire? Allora, io ritengo indispensabile fare questa premessa, che in un momento di difficoltà seria della nostra società il sociale rappresenta una linea del Piave da cui non si può arretrare, e quindi è assolutamente prioritario, è la priorità delle priorità, visto che oggi la pubblica amministrazione deve ragionare per priorità. Noi abbiamo dovuto fare un bilancio 2014 molto pesante, molti tagli, innalzamento della pressione fiscale entro i massimi previsti dalla legge. In difetto di queste operazioni non avremmo chiuso il bilancio e saremmo tecnicamente andati in default. E tuttavia, anche in un ambito così difficile, le poste relative al sociale, che sono circa pari a 6 milioni di euro, sono rimaste inalterate. L'unica, diciamo, problematica attiene ad un fondo di circa 300.000 euro, che è un trasferimento regionale che è stato in qualche modo rinviato, però, diciamo, grosso modo non ci sono state intaccature significative. Il problema è che naturalmente i bisogni crescono e quindi quella somma è effettivamente non adeguata, però noi riteniamo che appunto da questa linea non si possa e non si debba arretrare. Con la consapevolezza che ovviamente una pubblica amministrazione più magra, con minor risorse, qualcosa deve fare, e se non c'è la leva finanziaria da attivare c'è comunque, diciamo, il potere pubblico, che significa fare rete, facilitare l'interazione tra i vari soggetti, ed è davvero una realtà straordinaria quella dell'associazionismo, che supplisce talvolta a carenze della pubblica amministrazione del 2014, che noi naturalmente, verso cui vogliamo tendere una mano e verso cui vogliamo naturalmente fornire risposte. All'interno del bilancio del sociale avete problemi o una spesa ingente per quello che riguarda il capitolo, per esempio, dei minori non accompagnati, oppure non vi tocca? No, vabbè, tre sono gli ambiti di intervento del sociale: minori, anziani e disabilità. E ovviamente i minori rappresentano un ambito sensibile. Un ambito sensibile che deve naturalmente essere coordinato con gli altri, perché vedete, c'è un tema che mi colpisce sempre, non si può rimanere indifferenti: il dato della disabilità. Perché, insomma, ci sono numeri, diciamo, italiani che sono veramente spaventosi. E poi c'è il dato della popolazione che invecchia. Pescara ha un'età media di 45 anni. 45 anni è un po' più alta della media nazionale, che è 43. Io, perché ne ho 43, mi sento infatti nel mezzo del cammin di mia vita, come direbbe padre Dante. Però questo ti dà il senso di una società che invecchia. Una volta era più bassa, ai tempi di Dante era 35 anni. Sì, beh, diciamo, nel corso dei secoli. Fortunatamente si è alzata. Però all'epoca non c'era neanche lo Stato sociale, quindi il sistema di welfare naturalmente era di là da venire. E quindi questo ti dà, insomma, il senso della situazione impegnativa che bisogna maneggiare, ma la politica in fin dei conti serve a questo, serve a svolgere delle scelte, concordandole, concertandole con le parti sociali. Noi infatti abbiamo già incontrato sindacati e categorie produttive, cui abbiamo fatto un resoconto molto franco della situazione, dicendo loro che se questo è lo stato dell'arte, tuttavia è ovvio che noi con loro ci vorremmo confrontare
per disegnare questo piano di rientro in cui ovviamente bisognerà fare sistema tutti insieme. Io mi riferivo ai minori non accompagnati perché secondo me è una delle voci più odiose, nel senso che è una legge dello Stato che impone di mantenere i minori che arrivano da paesi extraeuropei, ma che molte volte sono tutti maggiorenni, non sono minorenni. È una truffa legalizzata, a mio modesto avviso, e incide sui comuni in maniera pesantissima. Lo Stato quanto vi danneggia o vi aiuta, quello è un esempio, ma con altre mancate entrate o spese imposte. Questo è un problema serio. Io diciamo do i numeri perché penso che i numeri aiutino a fotografare la realtà, al netto delle suggestioni e delle ideologie, se esistono ancora oggi le ideologie. Nell'ultimo quadriennio i trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni sono letteralmente precipitati. Nel 2010 ammontavano a complessivi 18,5 miliardi di euro, oggi sono 2,5. Nella legge di stabilità questi 2,5 vengono dimezzati. Traduzione per Pescara, 3 milioni di euro in meno. E questo ti dà il senso un po' del fatto che i comuni sono oggi più che mai dei luoghi di frontiera, perché noi dobbiamo fornire risposte alla cittadinanza, perché chiunque può venire a parlare col sindaco, non ci sono stucchi e velluti dei palazzi romani, ma c'è Piazza Italia, uno sale le scale e viene a parlare. Arriva da Marco Alessandrini, la fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Riprenderemo subito dopo, le faccio una domanda, gliela faccio adesso così ci pensa e poi risponde. Ma allora ha ragione per esempio il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi quando dice che Renzi fino a quando faceva il sindaco di Firenze si ricordava di essere sindaco, adesso che è presidente del Consiglio dei Ministri non si ricorda più di come si deve fare il sindaco, che cosa deve fare un sindaco. Questa è la domanda, dopo la pubblicità. Allora, sindaco Alessandrini, ci eravamo lasciati con un interrogativo su Matteo Renzi. Da presidente del Consiglio si è dimenticato di come si faceva il sindaco e lo è stato fino a qualche giorno fa, no? Verrebbe da dire. Beh, allora io le rispondo con sciascia, ciascuno il suo, e quindi ovviamente Renzi è stato un sindaco molto apprezzato e adesso è un politico che resta molto apprezzato in un momento non facile, però è chiaro che diciamo, le politiche nazionali sono nel senso di in qualche modo mettere i comuni in una situazione non semplice, però è anche vero che i comuni hanno la necessità di essere più efficienti, di razionalizzare la loro spesa. Tuttavia mi piace evidenziare questo fatto. Io nel corso di questi 6 mesi ho apprezzato i contatti col mondo dell'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché è un'occasione di confronto con colleghi da Aosta a Palermo e è anche diciamo, un modo, se vogliamo, per avere qualche buona idea, per confrontarsi, per scambiare opinioni. E ovunque c'è questa, diciamo, c'è questa sensazione appunto che i comuni non vivano un momento facile. I comuni sono chiamati, lo dicevo prima e credo di averlo anche diciamo, ampiamente detto poc'anzi, a razionalizzare la loro spesa. Però io non ci sto a far passare diciamo, il mondo dei comuni come un luogo della spesa, perché diciamo, a parte magari chi qualche eccezione, comunque noi siamo tenuti a fare una, diciamo, una finanza la più attenta possibile. Magari non sempre questo è avvenuto, ma nel 2014 questo è il dato diciamo, obiettivo e di fatto. Vedete, poi questo diciamo, significa anche fare riflessioni, su, per esempio su questo aspetto che mi colpisce. Ogni tanto la polemica politica diviene così un po' surreale, mi ricorda Samuel Beckett e il suo teatro dell'assurdo, per cui a fronte di questi numeri milionari io vengo rimproverato per i costi del mio staff. Il mio staff, anche questi sono numeri, costa un terzo rispetto a quello di chi mi ha preceduto. Costa un terzo perché non abbiamo fatto ricorso agli articoli 110 se non per valorizzare delle risorse interne, non abbiamo fatto ricorso per esempio a una nomina di un direttore generale. Ora però rifletto anche sul fatto che probabilmente tutto questo è un, diciamo, è un problema talvolta, perché c'è senz'altro bisogno di qualità amministrativa. La giunta precedente mi sembra avesse più assessori?
La giunta precedente aveva più assessori, questa ne ha di meno, da 12 siamo passati a 9 perché ancora una volta è intervenuta la legge che nell'ottica di un dimagrimento generale ha determinato un'asciugatura del 25% che non riguarda solo la giunta ma riguarda anche il consiglio. Pescara, per intenderci, è passato da 40 a 32, la giunta da 12 assessori a 9. Quindi forse visto i conti, adesso mi permetta la battuta, poi riprendiamo il discorso, no? Visti i conti e i problemi che c'è adesso, forse erano meglio i problemi di quando ha composto la giunta, che la Teodoro era stata criticata, eccetera. Erano meglio quei problemi là piuttosto che questi. Quelli, diciamo, io ritengo proprio di sì, cioè nel senso che è chiaro che ogni volta che si compone una giunta, così come si compone un governo, no? Qualunque cosa di questo tipo, ci sono sempre polemiche, ci sono tante candidature per pochi posti. Però poi quando questa esperienza di governo parte, tu ti devi confrontare con i problemi che sono tanti e molto impegnativi. Torniamo invece ai costi per i cittadini adesso. Abbiamo parlato prima dei tagli possibili che il comune può fare, no? Ha parlato di impianti sportivi, del personale che non sarà reintegrato, che non sarà sostituito, quello che andrà in pensione, sugli uffici comunali, sulle entrate dei musei, eccetera. Parliamo adesso invece delle entrate che il comune dovrebbe avere. Partiamo dalle tasse. Allora, Tasi, Tari, Tarsu, lei ha accennato prima che siete stati costretti a ricorrere al massimo consentito dalla legge. Sì, noi abbiamo dovuto fare ricorso alla leva fiscale elevando, diciamo, il limite impositivo entro i massimi della legge perché in difetto noi non avremmo potuto chiudere il bilancio precedente. Colgo questa occasione anche per, diciamo, fare chiarezza su un punto, cioè che nel futuro non ci saranno aumenti di tassazione, se non altro per la semplice ragione che è stato raggiunto il limite al massimo. Eppure qualche suo collega della carta stampata ha prospettato tutto questo, però diciamo basterebbe leggere qualche norma per rendersi conto che tutto ciò non è possibile. Quindi possiamo dire che Pescara è tra le città più tassate d'Italia? Beh, diciamo che non sono parecchie le città italiane, sì, che elevano la tassazione. Detto, è la città più tassata, tra le città. Appartiene al novero delle città, un numero assolutamente crescente in cui la leva fiscale è stata azionata al massimo. Come si fa a farlo capire ai cittadini? Perché ovviamente in un momento come questo, dove si fa fatica ad arrivare alla terza settimana, come si fa a dire ai cittadini, guardate, poi in questo periodo sotto Natale, dove fare i regali di Natale è già un lusso, no? E dove magari qualcuno pensa e progetta il cenone, fare Capodanno, eccetera. Come si fa a chiedere soldi? È una delle cose più odiose queste. Infatti questo ti dà il senso che oggi il mestiere di sindaco è un mestiere molto difficile, perché da parecchio tempo a questa parte la pubblica amministrazione non dispensa più benefici ma richiede sacrifici. E quindi lo fai mettendoci la faccia, cercando di essere onesto e di descrivere lo stato dell'arte, e però anche di chiedere questo in nome e per conto di una città migliore, perché senza questa operazione così difficile in un momento generale, complessivo, in cui il sistema paese vacilla, perché senza questo non sarebbe possibile pensare a un futuro per la città. Perché senza questo probabilmente noi dovremmo spegnere l'illuminazione pubblica, dovremmo, non lo so, tagliare servizi indispensabili dalla refezione scolastica piuttosto che alla trasportistica pubblica, e questo naturalmente non può succedere. Bisogna ripensare alla pubblica amministrazione, che deve essere snella ed efficiente. Penso che naturalmente questi non sono percorsi che si svolgono in un battito di ciglia, però è finito il tempo del posticipare i problemi alle calende greche, è un compito che è toccato a me, io lo faccio in nome per conto della responsabilità e in nome per conto dei cittadini pescaresi che mi hanno dato fiducia a giugno. So benissimo che l'argomento è spinoso, mia madre dice che sorrido poco negli ultimi tempi, perché credo che la situazione sia impegnativa, però penso anche che sia l'unica via che noi possiamo percorrere, perché in difetto c'è il baratro e penso che nessuno voglia cadere nel baratro. Facciamo come i matematici, ragioniamo per assurdo, facciamo conto che tutti i pescaresi hanno pagato tre giorni fa, nella scadenza delle tasse che c'era.
Ecco, che gettito dovreste avere voi nella Allora, cassa diciamo fiscale? che considerando il fatto che le scadenze non sono ancora ultimate, e perché appunto ce ne sono due a dicembre, quindi ovviamente l'effetto delle stesse va Ecco, se verificato. tutti dovessero No, pagare. diciamo che noi fin qui abbiamo incassi tributari in linea con le previsioni di bilancio. Per dare i numeri, le previsioni sono attorno ai 74 milioni, fin qui ne sono stati incassati 46, dati di qualche giorno fa. C'è la consapevolezza che naturalmente vi sono delle scadenze da rispettare, bisogna verificarne l'esito, c'è la consapevolezza che una quota sarà difficilmente esigibile, c'è però anche la consapevolezza che noi non abbiamo gonfiato le entrate, le abbiamo tenute entro soglie realistiche, perché oggi realismo è una categoria che bisogna seguire. E quindi riteniamo che questo costituisca un grande sacrificio che noi chiediamo ai pescaresi, ma costituisca anche una base indispensabile per andare avanti. Poi, Realisticamente, facendo 100 l'intero ammontare di quello che avete chiesto, quanto vi aspettate? 60? no, guardi, no, 70? diciamo, noi qui è. Mi astengo dal fare previsioni di questo tipo. Dico che noi comunque siamo fin qui entro una soglia di realismo e di previsione, però penso che questi calcoli vadano fatti, diciamo, a naturale conclusione delle Non si scadenze. sbilancia con No, perché previsioni. penso che non sia, diciamo. Questo non è un ambito che si presta alle scommesse, qui credo che occorra molta attenzione ai conti e bisogna verificarli giorno dopo giorno. Aggiungo un fatto, perché mi rendo conto che oggi come oggi la politica non vive un momento di grande credibilità agli occhi della cittadinanza e questo non mi stupisce perché è di qualche giorno fa questo vento romano di scandali che francamente indigna e che fa anche spavento per il suo ammontare. E alla politica naturalmente è chiesta oggi rigore e sobrietà, è chiesto anche in qualche modo di venire incontro, se vogliamo, ai sacrifici dei cittadini. Per esempio, chi parla si è tagliato del 20% la propria indennità. È un segnale, perché non sarà certo quello a ripianare il bilancio del comune, però vuole significare una sorta di compartecipazione alle difficoltà grandi della cittadinanza. E il resto della giunta? Beh, Il sindaco e la giunta nella loro interezza hanno provveduto in questo senso. un piccolo segnale questo che va dato a proposito di imposizioni fiscali o di entrate Tenendo che presente che dovrà. naturalmente anche il sindaco e la giunta pagano le tasse. Vabbè, ci mancherebbe altro, No, perché c'è mica siete un'idea. sentati Eh no, voi. ma c'è Ci manca solo questo, voi. un'idea un po' bizzarra per cui la casta sarebbe esente da questo. Rassicuriamo i cittadini che ovviamente non è così. I buoni pasto delle mense scolastiche che sono aumentati. No, i buoni pasto delle mense scolastiche tecnicamente non sono aumentati. È chiaro che questo sarà un ambito in cui bisognerà intervenire, se è vero come è vero che nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario la legge impone il taglio del 10% entro un triennio dei, diciamo, servizi in senso lato. Servizi sono una categoria molto ampia in cui ci sono anche le mense scolastiche. Premesso però che per le mense scolastiche bisogna arrivare alla copertura del 36%, bisogna anche dire, diamo qualche numero per capire, questi servizi triennalmente valgono 55 milioni di euro e questo significa che, o meglio, in ambito di 55 milioni di euro in 10 anni, un anno sono 5,5 5 milioni milioni di e euro. mezzo. E quindi questo è un ambito su cui bisognerà intervenire. Bisognerà intervenire naturalmente avendo attenzione, cura e consapevolezza della delicatezza della materia. E come, in che modo ci avete pensato già? Noi abbiamo pensato nel senso Dovete che tagliare qualcosa, questo intervenire significa tagliare. noi siamo consapevoli che da un lato dobbiamo portare avanti operazioni come quella dello stadio, siamo consapevoli che dall'altro lato dobbiamo efficientare il sistema museale. Dall'altro siamo consapevoli che non è impensabile ritenere che ci possano essere delle esternalizzazioni di servizi, penso all'ambito mercatale per esempio. E queste sono scelte impegnative, difficili, che però cui noi siamo inevitabilmente chiamati. In una situazione come questa, i comuni sono ancora in grado di mantenere, per esempio, un servizio come quello della refezione scolastica, seppur a pagamento?
i comuni vi sono... costa più di quello che introitate? Diciamo sicuramente sì. Adesso non ricordo a memoria il dato, ma comunque mi sembra che la refezione scolastica sia sicuramente superiore a quel 36% quanto a, diciamo, remuneratività, e quindi si paga entro le soglie di legge. Poi il problema della refezione scolastica è che naturalmente va resa la migliore possibile. Per esempio, io sono molto contento di questo, domani firmiamo un protocollo d'intesa con Coldiretti, perché noi abbiamo provveduto, nel senso di inserire nei futuri bandi il fatto che ci dovranno essere prodotti cosiddetti a chilometri zero. Mi è capitato più qualche volta nel corso di questi 6 mesi di andare a mangiare nelle mense scolastiche, perché avevo sentito voci circa la qualità di quello che mangiano i nostri ragazzi non proprio entusiasmante, e ho ritenuto di andarci personalmente. Diciamo, si può fare meglio, non sono rimasto intossicato, anzi gli gnocchi erano buoni, ho evitato, ma perché non era giorno, i bastoncini di pesce, che invece sono un po' più problematici. In questo senso i prodotti a chilometri zero valgono anche ad accorciare la filiera. Ma il blitz lo ha fatto a sorpresa oppure annunciato? Naturalmente a sorpresa, ecco. Naturalmente a sorpresa, con l'assessore a scuola. Ha fatto come si faceva una volta, no? Quando c'era il rancio dei militari e l'ufficiale andava ad assaggiare, più o meno. Come l'ha trovato? No, diciamo, è stata una bellissima esperienza. Io peraltro cerco di rendere permanente la mia presenza nel mondo delle scuole, perché ritengo che la scuola resti un pilastro della nostra società. E quando ci vado lo faccio talvolta, diciamo, annunciato, talvolta no, ma sicuramente questi blitz nelle mense sono, diciamo così, improvvisati senza avvertire nessuno. Trasporto scolastico, come siamo messi? Anche sul trasporto scolastico naturalmente bisognerà intervenire, e non fa eccezione al quadro generale cui facevo prima riferimento. A proposito del sociale, lei questa mattina è stato al carcere di San Donato. Sì. Fatto la visita natalizia, che situazione ha trovato? Il mondo del carcere è un mondo che conosco bene per via della mia pregressa esperienza. Io sono stato responsabile giustizia del PD regionale e ho visitato le carceri abruzzesi e non solo. E trovo che le visite in carcere siano sempre molto, in qualche modo, istruttive, perché dimostrano il mondo degli ultimi, il mondo certo di chi ha sbagliato e deve pagare perché ha, diciamo, commesso dei reati. Però io credo sempre nelle istituzioni e credo nelle regole di questo paese, a cominciare dalla Costituzione, che ci parla della funzione rieducativa della pena. San Donato a Pescara è un carcere che funziona. Io ho molta stima e considerazione del suo direttore Pettinelli, che si impegna molto per, diciamo, favorire la socializzazione dei detenuti da un lato, cioè, in una parola, evitare che chi esce poi dopo 5 minuti torna a delinquere, perché se tu impari un mestiere, una professione, questo ti dà un'opportunità. Sono andato non solo perché era Natale, sono andato con un noto club, rappresentante di un noto club service locale, i quali avevano fatto per esempio una bella iniziativa natalizia, cioè un coro in cui dei detenuti cantavano. Sono cose semplici che però vanno nel senso di quella socializzazione che dicevo prima. Allora, abbiamo parlato dei tanti problemi di natura economica che ha Pescara, visto che siete in predissesto, ma io in questi mesi mi sono chiesto che se in una situazione come questa, dal punto di vista economico, a Pescara il problema più grosso fosse quello di Corso Vittorio. È normale una cosa del genere? Le confesso che me lo sono chiesto anch'io, perché io ritengo che la questione centrale sia quella economico-finanziaria. Capisco, però... E lì sembrava invece che il centro del mondo fosse a Corso Vittorio. Beh, questo, diciamo, credo dipenda da certi percorsi dei media che lei probabilmente conosce meglio di me. So, ne ho avuto piena contezza in questi 6 mesi, che è difficile svolgere una scelta amministrativa senza trovare qualche forma di opposizione. L'unanimismo d'altronde non esiste, e peraltro il pensiero unico sarebbe, diciamo, preoccupante. Corso Vittorio è una vicenda avvertita da una porzione di opinione pubblica, la quale legittimamente esprime il suo dissenso. Io credo in maniera altrettanto legittima ho fatto quello che avevo promesso in campagna elettorale, ho provveduto alla sua riapertura, non per furia iconoclasta nei confronti di chi mi ha preceduto, ma perché penso che sia funzionale alla viabilità cittadina, in quanto chi governa una città credo proprio che abbia il dovere di riguardare i problemi della loro interezza, a cominciare da quelli della viabilità. A proposito di viabilità, adesso le dico come utente, quella rotonda nella zona di Piazza Unione, quella mi sembra una cosa buona.
Sul punto, diciamo, si potrebbe obiettare perché soprattutto per chi viene dalla zona sud, no? Che ha la possibilità di immettersi direttamente. Però se lei, diciamo, casualmente attraversa a piedi il ponte sul lato, diciamo, monti, si accorgerà che lì è molto difficile attraversare perché non sono stati previsti attraversamenti pedonali. Ci vorrebbero poi dei servizi di questo tipo. Diciamo, però questo è un po' quello che ci siamo, che abbiamo ereditato e diciamo, penso che si poteva fare un po' meglio. Poi resta il fatto che, insomma, io ribadisco questo concetto che mi sta a cuore, cioè io cerco di guardare alla viabilità, argomento estremamente sensibile agli occhi dell'opinione pubblica, noi passiamo anni della nostra vita chiusi in macchina nel traffico, cerco di riguardarlo nella sua interezza. Adesso noi stiamo mettendo mano ad un piano traffico che vuole avere, che ha l'ambizione di riguardare non solo la singola strada o addirittura la città di Pescara, ma che involga la cosiddetta area metropolitana vasta, di cui Pescara è baricentro in qualche modo, visto che Pescara è una città che ha sì 120.000 abitanti, ma in cui giornalmente ne approdano altrettanti per questioni di vita, di lavoro, piuttosto che di università, e quindi bisogna tener conto di questo flusso in entrata che è superiore alla popolazione residente. Dal punto di vista del traffico, al di là di Corso Vittorio, altre situazioni critiche? Beh, noi, diciamo, riteniamo questo. Corso Vittorio si lega alla viabilità inerente il plesso grande della stazione ferroviaria, la cosiddetta area di risulta. Quindi noi stiamo, primo step è stato quello di riaprire Corso Vittorio con l'adeguamento per questioni di sicurezza, con la cartellonistica stradale. Dall'altro c'è la necessità di disegnare un anello lì intorno appunto al plesso della stazione e di procedere all'eliminazione di una rotatoria, quella, diciamo, per intenderci alla fine di via Teramo, che crea evidentemente tutta una serie di problematiche alla circolazione. Dal punto di vista dell'ordine pubblico e della legalità, in questi mesi avete avuto la visita delle Iene, di Striscia la Notizia. Non ci siamo fatti mancare niente, non io aspetto fatti... il Gabibbo, infatti, sono preoccupato che non è ancora arrivato. Ancora non è arrivato, però Striscia la Notizia è arrivata. Sì, sì, Striscia. Ecco, quella situazione che c'è nell'area di risulta. Allora, dico questo. Striscia la Notizia fa benissimo il suo mestiere, se è vero come è vero che è un programma che da circa 25 anni resta. È anche vero che lì si vive nel Far West. E però, diciamo, per dare a Cesare quel che è di Cesare, noi lì abbiamo svolto degli interventi, noi abbiamo provveduto in primo luogo a eliminare tutte le macchine che erano parcheggiate da anni lì ferme, volte a creare una specie di barriera e di schermo rispetto alle attività che si svolgono lì, diciamo, e queste attività non sempre sono commendevoli e rispettose delle norme. Abbiamo naturalmente implementato i controlli sul settore abusivismo, ambito molto sensibile nei confronti dell'opinione pubblica, perché capisco che, insomma, il rispetto delle regole è importante, ma se ce n'è una palese violazione, ecco che viene meno la fiducia sociale. E naturalmente non escludiamo ulteriori forme di intervento perché quell'area presenta criticità. Abbiamo però, nell'ottica anche di un approccio, chiamiamolo così, multisettoriale, abbiamo anche provveduto ad incontrare la comunità essenzialmente senegalese che lì lavora, riscontrando da parte dei rappresentanti di detta comunità disponibilità, perché credo che ci sia un reciproco interesse al rispetto delle regole. È chiaro perché però chi non rispetta le regole poi prima o poi un conto lo paga. È un intervento, però dovreste farlo. Lei abbia fiducia, direttore, ne riparliamo fra qualche giorno. Senta, a proposito di interventi e di ordine pubblico, con il comandante della Polizia Municipale. Ah, vedo, questo è un altro argomento che è d'altronde le Iene. È pure tutto a posto. Allora, no. Diciamo, lo stato dell'arte è questo. La vicenda è una vicenda che risale al 2012, mi sembra, cioè questa storia di una multa annullata, sì, al questore, eccetera. Però non c'è solo quello. No, no, la verità è che questa vicenda è stata naturalmente enfatizzata dal servizio delle Iene e da una, diciamo, risposta del comandante, che è incalzato, ha un po' vacillato di fronte a professionisti della televisione. Io però so anche che i processi non si fanno in televisione, processi di natura penale, per il quale è in corso di svolgimento, sta lavorando via Lo Feudo, che è la sede del Tribunale della Procura. E dall'altro noi ci siamo mossi in questa direzione, cioè abbiamo chiesto al comandante una relazione sulla vicenda, una relazione che però teniamo a mente non riguarda
i fatti del 2012, per i quali peraltro sono prescritti forme di qualunque tipo di responsabilità, ma i fatti immediatamente successivi, quelli cioè inerenti alla dichiarazione, all'intervista delle Iene, le dichiarazioni rese in commissione consiliare. Diciamo, abbiamo ricevuto una prima risposta, ma la pratica è ancora in corso di svolgimento, perché siamo in attesa di acquisire degli atti proprio dalla Procura della Repubblica per un procedimento penale che è stato archiviato, per il quale siamo in attesa, con i necessari tempi, della consegna della completa documentazione, all'esito della quale potremo avere tutti gli elementi per esprimere le nostre valutazioni. Sindaco, siamo in chiusura, si dia un voto per questi primi sei mesi. Ma io penso che sia molto presuntuoso giudicarsi, io penso che chi ha responsabilità... Però i politici lo fanno spesso. Ma io, diciamo, mi ritengo allora un atipico da questo punto di vista, perché penso che chi debba giudicare sono, diciamo, i cittadini. Io quello che posso dire è che sicuramente è un mestiere impegnativo alla luce delle cose che dicevo. Io cerco di dedicare tutte le energie di cui sono capace, spendendomi naturalmente con i limiti che ciascuno di noi ha, ma con la consapevolezza che quando torno a casa la sera non mi guardo allo specchio quando mi lavo i denti e non provo imbarazzo. Ecco, al di là di questo, allora le chiedo, cambio la domanda, per questi primi sei mesi o poco più, è largamente insoddisfatto, soddisfatto, molto, molto soddisfatto. Vabbè, io sono, diciamo, soddisfatto, ma vede... Io conosco quella che Chatwin definiva l'anatomia dell'inquietudine. La mia adorata professoressa di scuola, se non facciamo nomi, diceva che i ragazzi intelligenti sono sempre insoddisfatti. E allora valuti un po' lei, insomma. Bene, io la ringrazio, colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale, perché vede, lei ha un destino, fa sempre le ultime puntate, no? L'ultima puntata. Beati gli ultimi che saranno i primi. Questa è l'ultima puntata del 2015, del 2014, poi... Torneremo nel 2015, quindi ci fermiamo questa sera, Acropolis come tutte le altre trasmissioni, tranne che quelle sportive, calcistiche, va in vacanza per Natale, riprenderemo subito dopo la Befana. Io ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale e uno splendido 2015 a tutti i nostri ascoltatori. Mi associo naturalmente a questo invito che faccio mio. Lo facciamo a tutti gli abruzzesi, certo. Non solo. Ai pescaresi, buon Natale e buon anno anche a lei, l'aspetta un 2015, da quello che ho potuto capire, abbastanza impegnativo. Grazie, non ci possiamo lamentare, auguri a tutti. Auguri a tutti, grazie per averci scelto e seguito anche questa sera, buonanotte.